Gesù va in un territorio straniero, è quella Decapoli di cui ci ha parlato il testo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Gesù esce, ricordatevi quando il Papa sollecita la Chiesa ad essere in uscita. Il primo che esce, che va al di fuori dei soliti perimetri, è proprio il Signore Gesù, che, come si diceva, in un territorio straniero guarisce un sordo muto, e cioè una persona che era bloccata, era impedita di potersi relazionare con gli altri, perché questa persona non poteva né parlare né ascoltare le parole di coloro che incontrava. Gesù sblocca questa persona, questo sordo muto, restituendogli la possibilità sia di ascoltare come anche di parlare. E allora, cari amici, questo miracolo compiuto da Gesù ci dice ancora una volta che Gesù è il Signore della vita. È il Signore della vita di ciascuno di noi, di tutti gli uomini e di tutti i popoli, con il riferimento, come dicevamo all'inizio, a quel territorio straniero. Gesù è il Signore della vita e quindi vuole che noi viviamo bene dal punto di vista complessivo, sia sotto l'aspetto fisico come per quanto anche riguarda la nostra interiorità, il più profondo del nostro essere, della nostra coscienza, del nostro cuore. Anche noi abbiamo bisogno, come quel sordo muto, di venire sbloccati dal Signore Gesù, perché ci portiamo dei limiti o di natura fisica o di natura morale o legati alla nostra interiorità. E nel momento in cui anche noi veniamo sbloccati nella nostra esistenza, nel nostro essere, recuperiamo la capacità di relazionarci meglio con Dio. Abbiamo bisogno innanzitutto di questo, di avere un rapporto più armonioso, più intenso con Dio. E tutto questo passa indubbiamente attraverso la preghiera, passa anche attraverso l'ascolto di Dio, l'ascolto della sua parola, affinché la sua parola si imprima nei nostri cuori e orienti la nostra vita, le nostre scelte, le nostre azioni. Ecco, allora il primo dono da chiedere è proprio questo, di metterci in una relazione migliore con Dio, con Gesù Cristo. E poi abbiamo bisogno anche di sbloccarci nei confronti dei fratelli e delle sorelle, intessendo relazioni migliori con le persone che incontriamo nella nostra vita. Un dono prezioso che noi possiamo mettere in atto è quello di saper ascoltare i fratelli e le sorelle. Oggi le persone hanno un gran bisogno di essere ascoltate.
perché i problemi, le difficoltà, le situazioni complicate della vita sono davvero numerose. E poiché andiamo un po' tutti di corsa e di fretta nelle nostre giornate, difficilmente troviamo l'attenzione e anche la disponibilità per ascoltare i fratelli e le sorelle. E allora questo è davvero un gesto di carità prezioso che noi possiamo fare nei confronti di chi ci sta, di chi ci vive accanto. Ma capite che oltre ad ascoltare è tutta la nostra vita che attraverso i suoi sensi, attraverso le relazioni con gli altri, ha la possibilità di relazionarci meglio con le persone. E allora anche la nostra bocca, attraverso le parole che pronunciamo, deve diventare un'opportunità per dire parole che siano riferite al Vangelo e quindi parole che siano opportunità di salvezza, parole che infondano fiducia, speranza, ottimismo nei fratelli e nelle sorelle. Ma anche le nostre mani, i nostri gesti, tutto quello che facciamo deve essere legato alla possibilità di offrire a chi incontriamo qualcosa di nuovo, qualcosa che fa riferimento a Gesù Cristo, al suo essere il Signore della vita e della storia, al fatto di essere Lui il risorto che imprime una svolta nella storia dell'umanità e anche nella nostra esperienza di vita. Tutto in noi, tutte le nostre forze, i nostri sensi devono essere orientati verso Dio per il bene dei fratelli e delle sorelle. In questo modo agiremo secondo Gesù Cristo, in questo modo offriremo a chi incontriamo la possibilità di avere un orizzonte migliore di vita e di futuro.